siamo nelle piazze, siamo nelle fabbriche, siamo negli ospedali, siamo nelle scuole, perché la politica, anche quando il Parlamento è chiuso, anzi soprattutto quando il Parlamento è chiuso, è fatica, è ascolto, è sudore, è impegno. Sono ad esempio gli agricoltori che ho incontrato ieri a Eboli, in provincia di Salerno, che mi hanno chiesto, e io lo chiedo a voi e lo chiedo sempre quando vado nelle piazze in televisione, questi agricoltori che si alzano presto e vanno a letto tardi, mi hanno detto: Matteo, aiutaci a ricordare agli italiani che anche fare la spesa è un atto politico. E io lo chiedo anche a voi: compriamo italiano, mangiamo italiano, beviamo italiano, aiutiamo i nostri agricoltori, i nostri pescatori. Abbiamo la terra e il mare migliori al mondo. Lasciamo che i formaggi francesi si rimangino a Parigi, noi mangiamo i formaggi della nostra terra. E siamo ad Ariccia, consumiamo i prodotti della nostra terra, lasciamo che se li mangino gli altri, le loro schifezze. Quindi è questo, noi stiamo offrendo proposte. Faccio un esempio su un tema che riguarda tutti. Ci sono delle zanzare. Ci sono dei moscerini, formiche rosse. Fate un applauso a questi sinistri. Vi vogliamo bene. Dai, sono gli ultimi giorni, perché prima mandiamo a casa i sinistri dei Castelli e poi mandiamo a casa la Raggi e Zingaretti l'anno prossimo. Preparate le valigie, che il Lazio merita di più e merita di meglio. Quindi soluzioni, dicevo, soluzioni. Problema numero uno, che è fra pochi giorni e che riguarda tutti e che è in mano a degli incapaci come minimo: la scuola. La scuola, io prima di venire qua ho sentito mia figlia e mio figlio, mi ha detto: papà, è il 27 di agosto, io non so ancora quando torno in classe, a che ora torno in classe, con quanti compagni, con quante maestre, dove vado in mensa, dove vado in palestra, cosa faccio il sabato. Azzolina, dimettiti se non sei capace. Questa gioca coi banchi, con le rotelle. Ma c'è veramente al ministero qualcuno che pensa di mettere la mascherina in faccia a bimbi di 6 o 7 anni per 6 ore? Per 6 ore. I nostri bimbi non sono pacchetti. A scuola i nostri bimbi hanno diritto di studiare e hanno bisogno dell'affetto delle maestre e dei compagni. Non scherziamo, non scherziamo, altrimenti la scuola Lazzolina partorisce i cretini che ci sono là dietro. Con la scuola e con l'università non si scherza. Quindi è questo: scuola, tasse. Noi abbiamo un governo che ha costretto 5 milioni di lavoratori italiani a pagare le tasse il 20 di agosto. Partite IVA, artigiani, autonomi, sono dei delinquenti, hanno chiuso le aziende, hanno chiuso i negozi e pretendono che la gente paghi le tasse. Ma come si fa? La proposta della Lega è semplice: pace fiscale fino al 31 dicembre, di Equitalia, saldi e acconti non ne vogliamo sentir parlare. Lasciamo che famiglie e imprese stiano tranquille. Si può fare, si può fare, basta volerlo. Scuola, lavoro. Un altro tema che si affaccia, l'avrete letto, l'Europa, questi gentiluomini dell'Europa. Forse, forse l'anno prossimo ci prestano dei soldi che peraltro gli abbiamo dato noi, quindi veramente generosissimi. Però in cambio dei soldi che forse l'anno prossimo ci prestano,
ci chiedono di tornare indietro, e io penso soprattutto a una legge a cui la Lega non permetterà mai che si torni. Qualcuno vuole tornare alla legge Fornero, noi faremo la guerra per evitare che si torni alla legge Fornero. Col lavoro di donne e uomini non si scherza, con la salute e i sacrifici di donne e uomini non si scherza. Tasse, pensioni, lavoro, scuola, salute. Io vi chiedo di scegliere i candidati della Lega a Roma e nel Lazio, perché poi bisogna liberare la Regione Lazio da un PD che ha chiuso ospedali su ospedali. E con la salute dei cittadini non si scherza. E noi dobbiamo andare a riaprirli quei punti nascite, quegli ambulatori, quei presidi di salute e di sanità. E poi, permettetemi, ho visto quello striscione là e vi ringrazio. Io sabato 3 ottobre non sarò a giocare con i miei figli, non sarò a casa con la mia compagna, ma per decisione della sinistra e dei 5 Stelle sarò in tribunale a Catania per rispondere di quello che secondo loro è un reato, per me invece è un diritto e un dovere di ogni cittadino italiano. Difendere i confini, l'onore, le leggi di un paese. Ne ho le palle piene di clandestini, spacciatori e delinquenti. In Italia si entra se si ha il permesso di entrare, altrimenti prendi il primo barcone e torni al lavoro. Non ne abbiamo bisogno. E lo dico sottovoce, se pensano a furia di denunce, di processi e di minacce di arresto, di mettere paura a me o alla Lega, hanno trovato l'uomo sbagliato e il partito sbagliato. Ho più voglia che mai di andare avanti come un treno. E se voi non mollate, io non mollo. Possono gli uomini, le idee, la libertà non si arrestano, possono solo rimandare di qualche settimana, di qualche mese, quello che è inevitabile. Sono attaccati alla poltrona, pur di rimanere attaccati alla poltrona cambiano idee, cambiano facce, cambiano programmi. Ho visto ministri che sono tornati più abbronzati di quelli che stanno sbarcando a Lampedusa. Allora, ognuno è libero di vivere il suo tempo libero come vuole, però ripeto, a differenza di altri, per me la parola ha un valore, la coerenza, la dignità, la lealtà hanno un valore, e a differenza di qualcun altro, noi per portare a casa una poltrona o un assessore in più ai castelli, in provincia di Roma, in provincia di Frosinone, in provincia di Latina, non andremo mai dove c'è puzza di Partito Democratico e di sinistra. Mai, mai. Lasciamo ad altri inciuci. Preferisco andare in giro a testa alta. E vi devo dire che piazze come queste, giovedì 27 d'agosto, orario lavorativo, posso dirvi una cosa dal profondo del cuore? Non siete voi a dover dire a noi grazie, siamo noi e sono io che dico grazie a ciascuno di voi, ai signori al terzo piano, ai signori là in fondo sotto l'albero, a chi è al bar, a chi è lì sotto all'ombra, grazie di cuore per essere qua, per aver tolto tempo allo studio, al lavoro, al relax. La prossima volta però che torno nei castelli ci voglio tornare a pranzo, perché mi dicono che è meglio il vino degli castelli. Quindi io vi dico, però no. Grazie di cuore, fratello mio, grazie di cuore. Vi dico però,
che la cosa bella di questi giorni, la cosa incredibile, in questa settimana sono stato a Foggia e il sindaco di Foggia è entrato nella Lega, sono stato a Reggio Calabria a presentare il candidato sindaco storico, primo candidato sindaco della Lega a Reggio Calabria, che dopo 40 anni di chiacchiere costruirà il ponte che unisce la Calabria alla Sicilia, l'Italia all'Europa. Gli altri chiacchierano, noi facciamo. Ieri sono stato, ieri l'altro a Napoli, a Caserta, a Salerno, a Benevento, stamattina a Caserta, poi a Fondi, dove c'era una marea di gente, a Terracina, adesso ad Albano, stasera sarò a Orbetello, in provincia di Grosseto, per dare una speranza di cambiamento anche a quella splendida terra che si chiama Toscana, dopo 50 anni di sinistra, e c'è voglia di cambiamento anche lì. E la cosa bella, e chiudo, è che anche stamattina e anche nei giorni scorsi mi avvicina gente alla fine del discorso che, per stringere la mano a fare la foto, mi dice: Matteo, ti devo confessare una roba, io non ho mai votato la Lega, anzi in diversi mi dicono, anche stamattina, io ho votato a sinistra perché vengo da una famiglia operaia, perché il mio babbo era di sinistra, perché il mio nonno era di sinistra, perché ai nostri tempi la sinistra era quella delle fabbriche, degli operai, degli artigiani, degli insegnanti, dei disoccupati. Ma sto giro io voto Lega perché nel PD conoscono più banchieri che lavoratori e operai. E in mezzo alle fabbriche, nei campi, in mare coi pescherecci, ci siamo noi. E per me è un motivo di orgoglio. Su questo palco non ci sono donne e uomini speciali, io in primis, ci sono donne e uomini normali che lavorano e sbagliano, perché quando lavori sbagli. Solo chi non fa un accidente non sbaglia mai, solo uno come Renzi non sbaglia mai, cioè non fai nulla, non sbagli, è difficile, però io la vita preferisco affrontarla di petto. Cos'è? Si stanno facendo qualche cannone. La droga fa male, ragazzi, la droga fa male alla testa, al cuore, all'anima. A proposito di anima, e chiudo, ovviamente la nostra battaglia è per il lavoro, per la sicurezza, per avere sindaci. Su questo palco ci sono sindaci che, se verranno da voi scelti, prima per le case popolari, il bonus bebè, il bonus affitto, per gli appalti, per i posti di lavoro, per un sindaco della Lega, prima vengono gli italiani e poi viene il resto del mondo. Questo noi lo diciamo ad alta voce prima del voto, non dopo il voto. Chi ci sceglie, sceglie questo, e oltretutto fa anche una scelta culturale, e non solo nel merito. Scelta culturale vuole dire che alla base della nostra società c'è un'istituzione che si chiama famiglia, fondata sull'unione di una mamma e di un papà che mettono al mondo dei figli. E questo non si discute, e sono orgoglioso di portare al collo un rosario che mi ha regalato ieri un parroco a Cava dei Tirreni. Io non pretendo di rappresentare niente e nessuno, ma chi arriva nella nostra terra ha rispetto se dà rispetto, quindi tutti sono i benvenuti, ma guai a chi mette in discussione la nostra storia, la nostra cultura, la nostra religione e la nostra identità. Viva Albano, viva i colli, viva i castelli e viva il nostro paese, le donne e gli uomini liberi di questo splendido paese. Se voi ci siete, io non mollo e non mollerò mai. Avanti! Aspetta, aspetta. Qualcuno vuole fare una foto?
Ragazzi, vi chiedo una cortesia. Vi chiedo una cortesia. Io mi fermo fino a quando è necessario. Ci sono dei bambini, ci sono delle signore. Richiesta numero uno.